Buongiorno amici, dal Parlamento europeo oggi voglio raccontarvi un altro cortocircuito della follia del Green Deal europeo e questa volta parliamo della Germania, di quanto sta accadendo in Germania che come sapete è il paese che con più difficoltà sta provando ad adattare la propria economia, la propria industria pesante, pensate alla chimica, all'automobile o all'acciaio, alle nuove regole imposte da Bruxelles. Cosa succede? C'è da tempo un dibattito in Germania su come mantenere competitive queste industrie a fronte di un prezzo dell'energia che è schizzato alle stelle. Quindi il governo tedesco ha messo sul tavolo la possibilità di offrire dei sussidi, quindi soldi pubblici, per abbassare la bolletta, per incentivare la bolletta energetica delle grandi aziende. Questa visione del cancelliere Scholz si è scontrata contro la visione di austerità fiscale del ministro delle finanze tedesco Linder, che viene da un altro partito e che vuole il pareggio di bilancio. Si sono scontrati perché ovviamente una misura andrebbe a incidere sul costo, sulla spesa pubblica tedesca, e il ministro delle finanze non vuole questo. Quindi che soluzione hanno trovato in Germania per sussidiare i prezzi dell'energia senza incidere nuovamente sul bilancio pubblico? È utilizzare per questi sussidi il Fondo per la transizione verde nazionale, 200 miliardi di euro che il governo tedesco ha annunciato sarebbero dovuti servire per finanziare questa transizione verde. Se questo progetto andrà in porto, si completerà un altro di questi cortocircuiti verdi, laddove un fondo nato per la transizione verde andrà a sussidiare e a finanziare incentivi che pagheranno l'energia elettrica che per più di un terzo in Germania è prodotta dal carbone o addirittura dalla lignite. Capite che questi cortocircuiti ci dimostrano una cosa: è ora di cancellare completamente le disastrose leggi verdi fatte da Bruxelles e di ripartire con un approccio più pragmatico che abbia davvero al centro la tutela dell'ambiente in parallelo con la tutela dei posti di lavoro, dell'industria, dei cittadini e degli artigiani. Seguitemi per altri aggiornamenti e ci sentiamo presto.